Ultime prove in Contrada Marchesa nel piazzale antistante il vecchio istituto agrario di Sciacca per la messa in scena dello spettacolo Amato Vetrano, visionario gentiluomo in programma da domani a domenica. La compagnia teatrale diretta da Salvatore Monte è pronta per offrire al pubblico un'esperienza unica e coinvolgente. È tutto pronto per il debutto di domani sera, di giovedì sera, del nostro nuovo spettacolo dal titolo Amato Vetrano, visionario gentiluomo. Mi trovo proprio davanti l'ex istituto agrario che per l'occasione, grazie a una grande collaborazione che c'è stata tra la nostra associazione, il Comune di Sciacca, la Fondazione Amato Vetrano e l'istituto alberghiero Amato Vetrano, istituto Amato Vetrano in realtà nella sua totalità, siamo riusciti a ripristinare almeno la visione della facciata, che sarà in gran parte la scenografia del nostro nuovo spettacolo che debutta domani sera e che vede in scena oltre 30 artisti, tra attori, ballerini, cantanti, coristi, comparse e non solo artisti di carattere umano, e già avete capito cosa intendo. Quindi sarà un piccolo borgo siciliano che prende vita per raccontare la storia di un uomo, di un figlio illustre della città di Sciacca che tanto ha dato alla nostra comunità. Vi ricordo che Amato Vetrano donò tutto il suo patrimonio a quella che poi diventò la fondazione, che in realtà è una donazione alla città di Sciacca. Noi siamo qui da giovedì a domenica, ovviamente il botteghino è già aperto, ma nelle sere di spettacolo lo troverete direttamente qui alle ore 19. È importante dirvi alcune cose. La prima, ovviamente, è che dovete parcheggiare in via Aldo Moro. L'ingresso consentito all'area dello spettacolo avverrà solo ed esclusivamente da via Aldo Moro, proprio l'ingresso della strada che porta all'istituto Amato Vetrano. Farete un piccolo pezzo a piedi, lo farete in compagnia dei nostri artisti che vi accompagneranno e poi arriverete in quella che è la zona dello spettacolo. La parte invece bassa, quella che diciamo, collega l'istituto con la strada provinciale 76, è invece completamente chiusa, non potrete accedere da giù. Quindi il consiglio che vi do è di lasciare le auto in piazzale Aldo Moro, troverete il nostro personale che vi darà una mano d'aiuto per raggiungerci. E ovviamente vi aspettiamo qui, una zona che speriamo possa essere rivalutata e che questo spettacolo possa essere il pretesto, ancora una volta, per ricordarci delle cose belle che abbiamo in questa città che spesso purtroppo dimentichiamo. Quindi nel corso di questi anni noi abbiamo cercato di valorizzare un po' beni, leggende, storie di questa città. Quest'anno lo facciamo omaggiando Amato Vetrano e omaggiando questo sito che io credo meriti veramente di essere riqualificato. Noi lo abbiamo in parte ripulito. Daremo qualche effetto particolare in queste sere e quindi speriamo che possa andar bene. Vi aspettiamo da giovedì a domenica con Amato Vetrano, visionario gentiluomo, la leggenda musicale.